Benedizione a voi tutti. Auguro a tutti i nostri fratelli e sorelle cristiane un buon Natale e un buon fine anno 2020 e un buon anno nuovo 2021. Ogni vigilia di Natale o dell'ultimo dell'anno sorgono degli sciami di oscurantisti pronti a dichiararci miscredenti. Perché abbiamo augurato buon Natale o buon fine anno ai nostri fratelli e sorelle in Adamo, siano essi ebrei, cristiani o atei. Siamo tutti figli appartenenti alla grande famiglia umana di Adamo ed Eva, e perciò siamo di fatto dei fratelli e delle sorelle. In effetti, Allah ci insegna nel suo nobile Corano, capitolo 49, versetto 13. O gente, cioè tutto il mondo, tutta l'umanità, o gente, vi abbiamo creato da un maschio e una femmina e abbiamo fatto di voi popoli e tribù affinché vi conosceste a vicenda. Presso Allah, il più nobile di voi è colui che più lo teme. In verità, Allah è sapiente, ben informato. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa unta wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lit'arafu. Inna akramakum 'inda Allah atqakum. Inna Allah 'alimun khabir. Le aggressioni verbali di questi oscurantisti e le loro accuse di miscredenza sono della stessa famiglia di quelli di Daesh o Al-Qaeda. Loro, chi non è wahhabita, non è musulmano, anche se prega, digiuna e fa la shahada. Infatti si considerano l'unico gruppo religioso nel mondo che ha diritto al paradiso, tutti gli altri siamo nell'inferno. Eppure Allah ci insegna nel Corano che tutti i profeti sono uguali e che non facciamo alcuna differenza tra di loro. Tutti sono uguali presso Allah. Corano, capitolo 3, versetto 84. Di, cioè o Muhammad, di, crediamo in Allah e in quello che ha fatto scendere su di noi e in quello che ha fatto scendere su Abramo, Ismaele, Isacco, Giacobbe e le tribù e in ciò che da parte del Signore è stato dato a Mosè, a Gesù e ai profeti. Non facciamo alcuna differenza tra loro e a Lui siamo sottomessi. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Allora una domanda semplice a questi insegnanti della discriminazione, dell'odio e dell'oscurantismo. Cosa fece il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quando si esiliò a Medina e quando ebbe un contatto con la comunità ebraica? Egli vide che gli ebrei digiunavano in commemorazione dell'esodo di Mosè e del suo popolo. L'esodo è la traversata, come lo sapete, del Mar Rosso da parte di Mosè e il suo popolo che fuggivano dal faraone verso il Sinai, poi verso la sua periferia, ivi compresa la città di Medina, che era abitata da molte tribù ebraiche. Perciò il profeta sallallahu alaihi wasallam digiunò anche lui durante quel giorno, in solidarietà con la comunità ebraica. E ogni anno che ha seguito quell'anno, digiunava in quelle occasioni. Ogni anno noi musulmani festeggiamo Ashura, che è l'equivalente della Pasqua ebraica e della Pasqua cristiana, cioè festeggiamo in quel giorno l'esodo degli ebrei. E lo festeggiamo esattamente come fece anche Gesù, festeggiando la sua ultima cena di Pasqua. Dobbiamo concludere che anche il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam è un miscredente? Kafir astaghfirullah, perché festeggiò con gli ebrei la loro Pasqua? Ma perché non ragionate, gente?
Non vi rendete conto che seminate l'oscurantismo dentro la nostra comunità e che siete la causa principale dell'islamofobia galoppante presso i popoli occidentali? Avete mai letto il Corano? Avete verificato se il Corano insegna l'odio che predicate verso i non musulmani? Non vi rendete conto che ciò che vi insegnano i vostri imam dell'odio e della discordia sia contrario agli insegnamenti del Corano? Allora, se non lo sapete, seguitemi, che vi elenco tutti i versetti che Allah ha consacrato per il come deve essere il nostro comportamento verso i nostri fratelli e sorelle, componenti della grande famiglia umana di Adamo ed Eva. E fra cui fanno parte i nostri fratelli e sorelle cristiani. In Corano capitolo 29, versetto 46, leggiamo: dialogate con belle maniere con la gente della scrittura, eccetto quelli di loro che sono ingiusti. Dite loro: crediamo in quello che è stato fatto scendere su di noi e in quello che è stato fatto scendere su di voi. Il nostro Dio e il vostro sono lo stesso Dio, ed a Lui che ci sottomettiamo. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. In Corano capitolo 5 leggiamo nel versetto 82: troverai che i più acerrimi nemici dei credenti sono i giudei e politeisti. E troverai che i più prossimi all'amore per i credenti sono coloro che dicono: in verità siamo nazareni, cioè fedeli del Nazareno Gesù. Perché tra loro ci sono uomini dediti allo studio e monaci che non hanno alcuna superbia. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. In Corano capitolo 3 versetto 75: tra le genti della scrittura ci sono alcuni che se affidi loro un quintale te lo rendono. Cioè, il quintalo di qualsiasi cosa, di oro, di grano, te lo rendono. Se lo metti in deposito presso di loro, te lo rendono. Ahli al-kitab, man in ta'manahu bi qintarin yu'addihi ilayka, wa minhum man in ta'manahu bi dinarin la yu'addihi. Ancora in Corano, capitolo 60, versetto 8 e 9. Allah non vi proibisce di essere buoni e giusti nei confronti di coloro che non vi hanno combattuto per la vostra religione e che non vi hanno scacciato dalle vostre case, poiché Allah ama coloro che si comportano con equità. Allah vi proibisce soltanto di essere alleati di coloro che vi hanno combattuto per la vostra religione, che vi hanno scacciato dalle vostre case e che hanno contribuito alla vostra espulsione. Coloro che li prendono per alleati sono essi gli ingiusti. La ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولاهم فأولئك هم الظالمون. Che bontà sarebbe quella di non essere buoni con i nostri fratelli e sorelle cristiane? Che colpa avrebbe avuto il mio suocero italiano e cristiano che mi aveva ricevuto a casa sua e mi ha considerato e ha rispettato il mio culto e la mia cultura e mi ha dato un affetto come se fossi suo figlio? Lo stesso possiamo dire per la suocera, il fratello o la sorella della nostra moglie cristiana, italiana e quindi non musulmana,
il vicino di casa con il quale abbiamo un buon rapporto di vicinanza, l'impiegato di banca che ci rispetta e che incontriamo magari quotidianamente, il cassiere o la cassiera del supermercato che incrociamo diverse volte al mese, i maestri e le maestre dei nostri figli e figlie, eccetera, eccetera. Insomma, tutti quelli con i quali non abbiamo alcun problema che ci costringe a odiarli. Con tutti loro dobbiamo, secondo il libro di Dio, il Corano, essere buoni. E quale bontà sarebbe quella di non augurargli un buon Natale o un buon fine anno? E quale giustizia sarebbe quella di ignorarli e rifiutare di fargli gli auguri per le loro feste? E se festeggiamo la nascita di Gesù, non lo dobbiamo vivere anche noi con loro, essendo Gesù anche il nostro profeta? Che noi festeggiamo l'esodo di Mosè e digiuniamo come fece il nostro profeta sallallahu alaihi wasallam in quella occasione e ogni anno? Come mai reagite in due modi diversi verso due occasioni della stessa natura? Festeggiamo l'esodo di Mosè e non festeggiamo la nascita di Gesù? In Corano capitolo 41, versetto 34, ci dice: non sono certo uguali la cattiva azione e quella buona. Respinge quella cattiva con un'azione migliore, e allora vedrai colui al quale ti divideva l'inimicizia diventare un amico affettuoso. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Anche se il nostro parente o vicino di fede cristiana si comportasse in modo cattivo e irrispettoso verso la nostra fede, siamo costretti di agire con lui come ci ha insegnato il Corano, respingendo la sua cattiva azione con una nostra azione buona e umana. E perciò anche a quello auguriamogli lo stesso un buon Natale e un buon fine anno, e così riusciremo di trasformare la sua eventuale avversità grazie alla nostra bontà. In Corano capitolo 5, versetto 8, leggiamo: o voi che credete, siate testimoni sinceri davanti ad Allah, secondo giustizia, non vi spinga all'iniquità l'odio di un certo popolo. Siate equi l'equità e consona alla devozione. Temete Allah e sappiate che Allah è ben informato su quello che fate. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamin lillahi shuhada bil qist wa la yajrimannakum shana'ana qawmin ala an la ta'dilu a'dilu wa huwa aqrabu lit taqwa. L'equità ci è imposta da Dio anche con i nostri nemici accaniti e ci è interdetto l'odio. Corano capitolo 16, versetto 90. In verità, Allah ha ordinato la giustizia e la benevolenza e di essere generosi nei confronti dei parenti. Ha proibito la dissolutezza, ciò che è rimproverevole, e la ribellione. Egli vi ammonisce affinché ve ne ricordiate. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Corano capitolo 2, versetto 83. E quando stringemmo il patto con i figli di Israele, dicemmo: non adorate altri che Allah. Vi comporterete bene con i genitori, i parenti, gli orfani e i poveri. Userete buone parole con la gente. Assolverete all'orazione e pagherete la decima. Ma dopo di ciò avete voltato le spalle, a parte qualcuno tra voi, e vi siete sottratti. Wa id akhadna mithaqa bani Israel. لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Allah ci esorta a non mancare di rispetto anche agli idoli che gli associatori o i miscredenti invocano. Corano capitolo 6, versetto 108. Non insultate coloro, cioè gli idoli, che essi invocano all'infuori di Allah. Che non insultino Allah per ostilità e ignoranza. Abbiamo reso belle agli occhi di ogni comunità le loro proprie azioni. Ritorneranno poi verso il loro Signore e Egli li renderà edotti sul loro comportamento. وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah ci esorta anche a ospitare gli associatori, cioè i miscredenti, a ospitarli a casa nostra per familiarizzarli con le nostre tradizioni senza imporgliele, per poi rimandarli in pace e sicurezza nelle loro dimore. Corano capitolo 9 versetto 6. E se qualche associatore ti chiede asilo, concediglielo affinché possa ascoltare la parola di Allah e poi rimandalo in sicurezza, ciò in quanto è gente che non conosci. وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعْ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. Questi erano un elenco di versetti che ci incitano alla bontà, all'equità, alla giustizia verso il prossimo, sia egli musulmano o non musulmano. Da nessuna parte il Corano ci incita a odiare gli altri solo perché non sono musulmani. Gli unici contro i quali Allah ci esorta l'odio e l'uso della forza sono coloro che ci aggrediscono militarmente. Verso tutti gli altri, anche coloro che nutrano odio verso di noi, senza però aggredirci, Allah ci istruisce, come avete notato, di essere giusti e equi con loro. Vogliamo ora definire cos'è il kufr o la miscredenza in Islam? Essere kafir di una cosa significa conoscerla prima di tutto e nasconderla o negarla ipocritamente. Ciò, come possiamo tacciare i non musulmani di kafir, cioè miscredenti, sapendo per certo che non conoscono dell'Islam se non ciò che vedono e leggono sugli oscurantisti che si presumono essere dei musulmani. Quando vedono i loro attentati, le loro barbarie, il loro maltrattamento delle donne e il loro odio verso il diverso, nonché il loro considerare il paradiso la loro sola esclusività. Come pensate che i non musulmani vedino di buon occhio la nostra fede se le viene trasmessa da queste immagini di violenza e di intolleranza, nonché di oscurantismo totale? Tuttavia, la questione più dibattuta fra noi e questi oscurantisti e se poter partecipare o meno alle festività di fine anno, da Natale a Capodanno. Possiamo essere categorici qui. Il Natale è una festa di famiglia, conviviale, una festa che unisce. Non è quindi vietato ai musulmani partecipare su invito delle loro famiglie o dei loro amici. Perché il Natale è soprattutto rendere felici le persone, l'opportunità di stare insieme e condividere una cena o un pranzo familiare. E chi lo vieterebbe? L'importante, sottolineiamolo, è condividere i valori umani senza allontanarsi dalla specificità delle proprie fedi o della propria fede. In breve, condividiamo un momento familiare e amichevole se siamo invitati adesso, preservando la nostra fede e l'identità musulmana,
E se c'è qualcosa che è contro la nostra fede, dobbiamo solo allontanarcisi. Ma perché tanta paura allora di festeggiare il Natale? I musulmani wahhabiti temono di partecipare a una festa religiosa, ma il Capodanno è più festoso che il rituale. Ricordiamo che chi pratica il rito va alla messa di mezzanotte, sedersi attorno ad un tavolo per condividere un buon pasto è più una celebrazione che una preghiera. Possiamo quindi partecipare ai pasti di fine anno per il semplice motivo che la famiglia e il fare del bene sono incoraggiati, purché non siamo nel campo della pratica del culto. Il profeta stesso ha partecipato a feste non islamiche e ha permesso che si svolgessero dentro la moschea. Egli ha partecipato, accompagnato dalla sua moglie Aisha radiallahu anha, ad una festa dei Habasha, dei Eritrei, da lui autorizzata dentro la sua moschea di Medina. Che tolleranza era quella del nostro nobile profeta sallallahu alaihi wasallam verso i non musulmani? Perché allora comportarsi differentemente da come fece lui? Quale religione è questa nostra religione piena di giustizia, di equità fra i popoli, di fratellanza umana, ma che l'oscurantismo wahhabita ha reso barbara, ingiusta, odiosa e criminale negli occhi dei non musulmani? Noi fratelli e sorelle abbiamo una responsabilità enorme oggi per aggiornare la tradizione islamica rimettendola consone con il contenuto del Corano e i suoi insegnamenti e allontanandola da tradizioni e racconti addossati al profeta e di cui egli ne è innocente, ne è pienamente innocente. Impegniamoci con forza e grande responsabilità per tale fine, altrimenti saremo fra quelli che il profeta accuserà il giorno del giudizio di aver abbandonato il Corano. Corano capitolo 25, versetto 27. Il giorno in cui l'ingiusto si morderà le mani, cioè il giorno della risurrezione, il giorno in cui l'ingiusto si morderà le mani e dirà: me disgraziato, ah, se avessi seguito la via con il messaggero, cioè con il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guai a me disgraziato, se non avessi scelto il tale per amico. Sarebbe quello che è venuto a dire, a raccontare cose false sul profeta e ha abbandonato il Corano. Guai a me disgraziato, se non avessi scelto il tale per amico. Sicuramente mi ha sviato dal monito dopo che mi giunse. In verità, Satana è il traditore degli uomini. E il messaggero dirà, cioè quel giorno, il giorno del giudizio, Signore, il mio popolo ha tralasciato in abbandono questo Corano. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. In questa occasione felice e con un sentimento fraterno e conviviale, auguro buone feste di Natale e dell'anno nuovo ai nostri fratelli e sorelle, cristiani e non. Prego Allah affinché rafforzi fra di noi la fratellanza umana e fortifichi fra noi una solidarietà e una unione cittadina e un rispetto reciproco, sincero e...